Questo programma è offerto da Sicilia, disoccupazione shock. Monreale, depredato il centro regionale per la sperimentazione elettronica. Ficarazzi, Space in Art, in gatta Cicova. Bagheria, Art in Progress, riapre i battenti. Sicilia, disoccupazione shock. Sono preoccupanti i dati che riguardano la disoccupazione nella nostra regione. Secondo uno studio pubblicato dall'Ufficio Statistica della Regione Siciliana, il tasso dei non occupanti sarebbe pari al 34,8%. Questo dato risulta essere peggiore di quello fornito dall'Istat. Dunque, a non lavorare in Sicilia sarebbero circa 900.000 persone. Gli esperti giungono a questa conclusione sommando al tasso tradizionale dei disoccupati quello degli inattivi disponibili che non cercano lavoro, che nell'isola sarebbero 544.000 a fronte dei 352.000 disoccupati ufficiali. Catania, scomparso il figlio di un poliziotto, si pensa a una fuga. Da due giorni non si hanno più notizie di un ragazzo di 20 anni, Eric Pinazzo, studente di medicina all'Università di Catania e figlio di un poliziotto in servizio nel commissariato di Gela, Caltanissetta. È scomparso da Catania, dove condivide un appartamento insieme ad altri studenti. Martedì scorso il padre, Filippo Eugenio Pinazzo, ha lanciato un appello sul suo profilo Facebook. «Mio figlio», ha scritto, «manca da due giorni da casa. Chi lo nota, chiami il mio numero di telefono 331-3703-155. Grazie a tutti». Eric non ha portato con sé né soldi né carte di credito, ma non è escluso che avesse con sé dei soldi in contanti. Non è la prima volta che sparisce di casa. Monreale, depredato il centro regionale per la sperimentazione elettronica. È accaduto nel pomeriggio quando i carabinieri della stazione di Monreale hanno sorpreso un 22enne palermitano, volto noto alle forze dell'ordine, all'interno dell'immobile già sede del centro regionale per la sperimentazione elettronica in Sicilia, di via Regione Siciliana di Monreale. Il giovane predatore, insieme ad un complice datosi alla fuga, ma già identificato dai carabinieri, è stato sorpreso all'interno della struttura ormai in stato di perdurante degrado e disinteresse dell'ente proprietario, ma non per questo ignorato dall'occhio sempre vigile dei militari dell'arma, che sanno come venga considerato una miniera dai cercatori di metallo. Anche in questa circostanza i militari hanno colto Giuseppe Emanuele Ruisi con vari precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furto di autovetture e di rame. Trovato a trafugare cavetterie in metalli vari, vandalizzando e rendendo inservibile una struttura ampia ed importante. Peraltro, i militari hanno trovato nella disponibilità del ladro anche due autoradio, sicuro provento di un furto, e delle quali sono in via di identificazione i rispettivi proprietari per la conseguente restituzione. Il pervenuto, dopo aver trascorso la notte ai domiciliari nella giornata odierna, è stato giudicato con un rito direttissimo, concluso con la convalida dell'arresto, condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa e la multa di 200 euro, pertanto rimesso in libertà. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Io
io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Catania, 13 giugno, Progetto Sicilia al Lido Bikini Beach. Il movimento di iniziativa popolare Progetto Sicilia si riunirà alle ore 21 del venerdì 13 giugno presso il Lido Bikini Beach di Piazza del Tricolore a Catania per dibattere sul decreto legge 730 del 27 marzo, poiché oggetto dell'iniziativa depositato il 6 maggio in terza commissione parlamentare. I componenti di Progetto Sicilia sono pronti a dimostrare come sia possibile realizzare la massima occupazione e assicurare il reddito sociale alle famiglie che tergiversano in uno stato di povertà assoluta. Bagheria, Art in Progress riapre i battenti. Anche quest'anno il gruppo artistico culturale bagherese Art in Progress, guidato da Giuseppe Morici, riapre la stagione estiva riunendo i componenti del gruppo per discutere i nuovi progetti che, anche quest'anno, saranno programmati. Ci aspettiamo un'estate ricca di eventi e di novità che saranno possibili con la dedizione, l'impegno e la voglia di metterci in gioco, ha dichiarato il giovane Giuseppe Morici. Venerdì 13 giugno 2014 alle ore 16 a Piazza Sepolcro a Bagheria si svolgerà la riunione del gruppo Art in Progress. Alla riunione saranno presenti artisti, pittori, scultori, cabarettisti, cantanti, musicisti, fotografi, aspiranti indossatrici e indossatori. Durante la riunione verranno presentati i prossimi eventi già in programma. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza bagherese e non solo. Figarazzi, Spese in Arte in Gatta Cicova. Il gruppo teatrale Spese in Arte comunica che il giorno 19 giugno alle ore 21 presso il Salone Parrocchiale Padre Passamonte metteranno in scena la commedia teatrale Gatta Cicova. Sarà una data unica perché giorno 21 giugno il gruppo teatrale sarà interessato ad una rassegna teatrale al Supercinema di Bagheria, la loro prima rassegna teatrale che hanno voluto omaggiare al proprio paese la prima della commedia. Il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. Roma, Musei di Villa Torlonia, Arrigo Musti in Pop. La dipendenza delle Casine della Civetta, dove sarà possibile ammirare le opere di Musti dal 21 giugno al 28 settembre 2014, sembra essere la cornice ideale per un confronto-scontro tra l'antico e il moderno, tra il classico e il contemporaneo, che lascia trasparire una visione iperbolica, seppur freddamente cinica, della contemporaneità dietro opere che colpiscono l'occhio, che inducono ad interrogativi indefettibili ed urgenti. Il lavoro di Arrigo Musti ha un fil rouge che lo ha sempre contraddistinto, dato dalla visione in chiave sociale dell'arte e del design. Le opere in mostra a Villa Torlonia, prevalentemente installazione site-specific, concepite dall'artista per gli spazi della dipendenza delle Casine della Civetta, alludono ad un mondo contemporaneo sempre più globalizzato che, soprattutto nelle società più benestanti, trova nel lusso e nei suoi colorati simboli veri e propri antidepressivi, via di fuga di un pensiero che denuncia una profonda crisi interiore. Il pensiero che contraddistingue la parte nobile dell'uomo sembra dunque cedere il passo alla ricerca di ossessivi e colorati simboli esteriori, dimenticando ancor più gravemente in Italia le nostre nobili vestigia del passato. Musei di Villa Torlonia, dipendenza delle Casine della Civetta, da sabato 21 giugno 2014, dalle ore 11 alle ore 13. Oh,
Salve a tutti, sono qui per dare una comunicazione importante che vi riguarda e che ci riguarda. Da giorno 15 maggio, in diretta da Canale 8 Palermo, un nuovo programma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri, il programma Napolier, che naturalmente ospiterà anche tantissimi artisti della buona musica. Seguiteci numerosissimi in studio a condurre tutto la vostra amica Virginia. Dammi i compiti. L'hai fatti bene, vero? Dammi la veranda, la voglio tutta. Sparisci. Sparisci il microbo. Abbassa la cresta e usa la testa. Villa Abate, successo della compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte al Cineteatro Ambassador. Ieri pomeriggio, 11 giugno, si è svolto il saggio conclusivo presso il Cineteatro Ambassador del laboratorio teatrale a cura della compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte, diretta da Totò Treia, che ha coinvolto una quindicina di bambini e ragazzi villabatesi. Nel pomeriggio alle 17 si è andati in scena con Totò Treia, Giovanna Cavarretta, Sonia Burgio, Gabriella Barone, Anna Maria Scardina, Francesca Calvaruso, Giusy Iaris, Caterina Sciarabba, Alessio Terracchio, Federica Tuoro, Giuseppe Caccamo, Giulia Macaluso, Anna, Edoardo, Beatrice Margherita, Enrica. Potremmo dire un'altra gemma incastonata nel diadema dei successi che la compagnia teatrale Gli Amici dell'Arte porta con eleganza e disinvoltura, frutto di lavoro, grande impegno e determinazione. Si legge su Facebook, a firma dello stesso Totò Treia, un ringraziamento a tutta la giunta comunale di Villa Abate per essere stati presenti, per la sensibilità verso queste iniziative culturali e per la disponibilità di averci concesso i locali del Cinema Ambassador da febbraio ad oggi. Soddisfatto per la riuscita di tutto. Naturalmente mi troverò insieme al gruppo il prossimo anno e la squadra con più esperienza per un lavoro più completo. Alla prossima. Alla prossima. Attenti. Progress. Libri di poesia. Alla prossima. Libri di poesia. Progress. Attenti.
L'augurio di una buona giornata da parte mia e da parte di tutto lo staff di ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 12 giugno, Italia ancora boccheggiante dal caldo, ma il dominio di ciclope alle ore contate. Oggi temporali sulle Alpi e isolati sugli Appennini meridionali. Ecco il dettaglio: al nord prevalenza di tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso, più nubi saranno presenti su Alpi e prealpi del nord-est nel corso del pomeriggio. Diffusi temporali interesseranno l'arco alpino, dapprima quello orientale e poi anche il restante. In serata piogge raggiungono tutto il Piemonte. Al centro giornata prevalentemente soleggiata e calda, nel pomeriggio rovescio brevi temporali interesseranno gli Appennini, le zone occidentali interne ad essi e anche i rilievi della Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali dove avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata su tutte le regioni, qualche nube in più potrà interessare i rilievi calabresi e campani con rovescio brevi temporali. I venti continuano a soffiare debolmente su tutti i nostri bacini con locali rinforzi sull'Adriatico. Vediamo le temperature minime ancora in lieve aumento, specie al nord, comprese tra i 16 e i 22 gradi. Durante il giorno farà sempre gran caldo, 32-35 gradi al nord fino a 36 gradi al centro, specie a Roma, fra i 27 e i 33 gradi al sud, ma anche qui avremo punte di 36 gradi a Napoli. Carissimi, l'aggiornamento termina qui, il tempo cambia, violenti temporali e possibili trombe d'aria scalzano ciclope dall'Italia. Seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 12 giugno, si ricorda Sant'Onofrio Eremita. Latinizzato nella forma Onufrius, il nome Onofrio deriva dal copto Unufer, tratto a sua volta dall'egizio, con il significato di colui che sta sempre bene o colui che è sempre buono. Dice il proverbio: erba, radici e fiori curano tutti i dolori. Sono nati oggi Anna Frank, Margherita Hack, Francesco Renga. Il 12 giugno 1963 al Rivoli Theater di New York si tiene la prima mondiale del film Cleopatra con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Nel 1984, dopo il record dell'ora e la Milano-Sanremo, Francesco Moser si aggiudica il 67esimo Giro d'Italia, il primo della carriera del campione. Infine, il 12 giugno 1987, il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Mustafa Kemal Atatürk ha detto: il modo più sicuro di perdere la propria indipendenza è spendere il denaro che non si possiede. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 12 giugno. Ariete, con il trigono della Luna in Sagittario ad Urano, ingranate la marcia giusta. Riuscite a recuperare le occasioni perdute e a fare un ottimo lavoro. Di fronte alle scadenze vi trovate sempre alle strette, ma con un po' di fortuna nessuno avrà da ridire. Toro, la giornata trascorre sul binario della tranquillità. Forse un'ora di relax in più avrebbe permesso di scaricare quel pizzico di stanchezza. Il tono è discreto, affrontate le circostanze con la grinta giusta. State solo attenti a non strafare. Gemelli, la luna opposta al segno creerà più di una difficoltà, soprattutto nell'ambito della vita sociale, suscitando un senso di fastidio verso tutto e tutti. Trovate appoggio nelle vostre qualità razionali, che anche in un momento di crisi non vi abbandonano. Cancro, una proposta di lavoro vi alletta molto, anche se comporta un allontanamento temporaneo dalla vostra casa, dalla famiglia e dagli amici. Non è una decisione facile e richiede un po' di tempo per rifletterci senza troppi condizionamenti. Leone, grazie alla luna in Sagittario trovate nutrimento nel talento creativo. Potete allargare il giro delle conoscenze oppure partire per un viaggio. Lo studio e il lavoro richiedono aria fresca e novità, ecco perché dovete sfruttare questo momento. Vergine, non c'è molto da fare per controbattere il quadrato della luna in Sagittario. Dovrete tollerare e superare un po' di maretta in famiglia.
ci sono questioni del passato che, non essendo mai state affrontate di petto, tornano a dare fastidio. Bilancia, complice la Luna in sestile a Marte, la giornata è piena di carica elettrica da sfruttare con intelligenza, investendo in attività motorie. Non manca lo spirito di iniziativa, basta un giro di telefonate per coinvolgere amici e parenti. Scorpione, ciò che la vicinanza di alcuni colleghi vi procura è riassumibile in una parola: fastidio. È una fase di passaggio e per ora dovete sopportare. Per ambizione di carriera e amore del quieto vivere, cercate di tenere duro e di non esplodere. Sagittario, la Luna nel segno si allea a Marte per sponsorizzare i vostri progetti. La carica positiva è a dir poco contagiosa in qualunque contesto. Vi sentite al centro del mondo. Di sicuro siete al centro dei sogni di partner che stravede per voi. Capricorno, prodigi e favori spassionati dal cielo non se ne vedono, poco male. Avrete il tempo di rifiatare e di preparare l'esploit del prossimo weekend. Prendetevi cura delle amicizie e provate ad essere aperti e disponibili, ne guadagnerete in affetto. Acquario, il sestile della Luna in Sagittario amplia il desiderio di conquistare l'interesse e l'approvazione delle persone che vi girano intorno. Non siate schiavi dei giudizi, se le vostre qualità vengono ignorate, avete solo sbagliato contesto. Pesci, con la Luna in Sagittario sarà difficile rimanere concentrati. Se state preparando un esame importante potreste andare incontro a dei disagi. Le continue interruzioni da parte di un parente potrebbero degenerare in uno scoppio d'ira irrefrenabile.